La pandemia ha impresso un'accelerazione molto forte all'adozione del lavoro da remoto, cogliendo impreparata la maggior parte delle aziende. Anche le realtà che in passato avevano già iniziato a implementare il telelavoro, in realtà si sono trovate a dover affrontare sfide importanti, nuove sfide, dovendo anche ripensare tutta una serie di servizi in ottica smart working. Ma quali sono quindi le maggiori criticità su cui un'azienda dovrebbe focalizzare la propria attenzione per mettere in sicurezza il lavoro da remoto? Lo chiediamo a Fortinet, in particolare a Cesare Radaelli, Senior Director Channel Account di Fortinet Italia. Effettivamente sì, la pandemia ha dato un'accelerazione, ha impresso un'accelerazione veramente, veramente forte all'adozione di quello del telelavoro e ovviamente di quello che poi possiamo definire nella concezione un pochino più evoluta dello smart working. Noi abbiamo condotto una survey giusto nel periodo più caldo della pandemia, quindi a cavallo dell'estate, per capire un attimino come è stato in qualche modo affrontato dalle aziende questo processo che ha vissuto l'accelerazione che dicevamo poc'anzi. Ebbene, l'87% delle aziende intervistate ci ha detto che è stato veramente difficile, complesso mettere nella condizione i lavoratori di lavorare da remoto e quindi intervenire nel periodo del lockdown. E di questo 87%, solo il 3% comunque, quindi per differenza, ha detto che è riuscito a farlo senza grossi problemi. Il denominatore comune è comunque il fatto che si è parlato di connettività, si è parlato di permettere ai lavoratori di poter collegarsi all'azienda, ma non si è parlato di security. E questo chiaramente ha dato apertura. E lo abbiamo visto nei nostri Threat Reports, ha dato apertura agli hackers, ha dato apertura alla criminalità organizzata che ha fatto esplodere il fenomeno degli attacchi e che abbiamo dovuto affrontare poi nel corso della seconda metà dell'anno e che stiamo affrontando ancora ora. Venendo poi alla domanda, quindi, che cosa dobbiamo fare? Cosa devono fare le aziende? Devono intraprendere un percorso perché chiaramente la pandemia, una volta che mi auguro, ci auguriamo tutti, possa finire per l'emergenza molto presto, rimarrà questo concetto del telelavoro e quindi sarà una coda che non si esaurirà, questa del lavorare in modalità diversa rispetto alla situazione d'emergenza. E le aziende devono ragionare, devono affrontare la possibilità di dare gli strumenti ai propri dipendenti di poterli far lavorare come fossero in azienda da casa in modalità sicura. Quindi la sicurezza deve essere ragionata come un elemento all'interno della progettazione del deployment della connettività e deve essere fatto con ovviamente un controllo centralizzato che permetta all'azienda di tenere sotto controllo e di intervenire in modo tempestivo in caso di attacchi in caso di incidenti di sicurezza. Ultimo e non ultimo, il fatto che dare il telelavoro, permettere ai dipendenti di lavorare da casa, deve prevedere anche uno sforzo da parte delle aziende per creare la consapevolezza, per creare agli utenti la coscienza di ciò che stanno utilizzando, come lo stanno utilizzando e soprattutto dei rischi che corrono. Perché permettere la connettività da remoto va bene, ma sapere cosa fare è fondamentale tanto quanto creare un link sicuro. E su questo chiaramente c'è molto da lavorare. Quindi, date le criticità che sono state esposte, che tipo di soluzioni Fortinet mette a disposizione per risolverle e anche che andamento ha registrato l'anno scorso e le prospettive per quest'anno di queste soluzioni, considerato appunto che sono proprio sul tema caldo del momento che è il lavoro da remoto. Abbiamo avuto un incremento molto forte di quello che è l'impegno e soprattutto dell'erogazione di servizi, di prodotti e di soluzioni nell'ambito della connettività per permettere alle aziende di far lavorare gli utenti da remoto e anche di rivedere la connettività in sé, quindi progetti che ci hanno visti coinvolti sulla tematica SD-WAN hanno avuto un crescendo molto forte.
nel secondo semestre e non accenna ad esaurirsi come curva. Quindi è una crescita che stiamo vedendo e vedremo anche nel corso del 2021. Fortinet mette a disposizione una pletora di soluzioni che permettono alle aziende che ci seguono di connettere gli utenti remoti in totale sicurezza, di avere la visibilità che permette poi di intervenire e di tenere sotto controllo non solo l'andamento dell'impianto, ma soprattutto i possibili attacchi, le possibili effrazioni con un tempo di intervento ridotto al minimo. E tutto questo in qualche modo si concentra in quello che noi chiamiamo come piattaforma Security Fabric. Quindi un insieme che è in grado di garantire non solo connettività sicura, ma anche controllo, visibilità, automazione della connettività stessa, ma soprattutto anche automazione dei processi per l'analisi in tempo reale di quelli che sono possibili attacchi sui dati che passano all'interno della rete e quindi di intervenire nel modo più tempestivo possibile. Nella rosa dei suoi distributori, Fortinet vanta una collaborazione ormai storica con Exclusive Networks. Ecco, cosa rende unica questa partnership distributiva e come collaborate con loro per sostenere l'ecosistema dei vostri partner? La collaborazione con Exclusive Networks ha raggiunto un'anzianità quasi ventennale ormai. E questa anzianità è ovviamente un valore perché la conoscenza molto profonda di entrambe le catene del valore ci ha permesso, chiaramente ci permette di essere efficaci sul mercato. Abbiamo una serie di programmi ormai consolidati di sviluppo della rete, del canale, della formazione. E quindi anche di tutto il percorso certificativo necessario ai partner per poter esprimere valore, per poter poi affrontare progetti in totale autonomia e sicurezza con le nostre soluzioni sul mercato. Questo binomio, questa conoscenza così di lungo termine, poi ci permette anche di avere una visione ormai consolidata, quindi congiunta. Sulla quale andiamo a costruire i piani e sulla quale di anno in anno chiaramente cresciamo e cresciamo insieme. La ritengo una eccellenza dovuta al fatto che è talmente rodata ormai che alcuni automatismi che si sono creati e sono stati costruiti sono così ben oliati e funzionano così bene che quasi non ce ne accorgiamo nemmeno. Pertanto direi che c'è estrema soddisfazione e questo lo si vede dai risultati che abbiamo raggiunto in questi anni. Con Cesare Radaelli di Fortinet abbiamo affrontato le criticità legate alla messa in sicurezza del lavoro da remoto e tutto ciò che Fortinet mette a disposizione per risolverla, addentrandoci anche nel rapporto che lega questo vendor a Exclusive Networks. Approfondiamo quest'ultimo punto con Luca Marinelli, CEO e General Manager di Exclusive Networks Italia, a cui chiediamo innanzitutto che tipo di partnership lega Exclusive a Fortinet, da quando questa collaborazione è attiva e come è evoluta nel tempo. Dunque, la partnership che abbiamo con Fortinet è una partnership a livello mondiale che ci vede collaborare allo sviluppo del business e dei servizi in diversi mercati di riferimento. Considerate che in Italia abbiamo una partnership quasi ventennale, siamo partiti nel 2003 e ci siamo sviluppati insieme grazie alla forte condivisione degli obiettivi e delle direzioni tecnologiche. Siamo riusciti insieme a crescere molto bene, abbiamo affinato i processi, le competenze, abbiamo sempre di più diciamo, legato le catene del valore, siamo oggi, devo dire, in una posizione di assoluta leadership. Siamo master distributor in Italia, siamo l'unico authorized training center, quindi siamo anche in grado di fornire livelli di training di primo ordine. Qua quindi mi sento di dire che la posizione che abbiamo sul mercato italiano con questa partnership è decisamente di leadership. Cosa rende unico, questo brand all'interno del vostro portfolio? Sicuramente la completezza del portafoglio delle soluzioni, la copertura del mercato che va dai clienti, diciamo, piccoli medi ai grandi clienti, alle telco,
una leadership di mercato in diversi settori tecnologici, sicuramente dei grandi diciamo, investimenti in ricerca e sviluppo e anche una forte presenza sul territorio italiano. Tenete presente che Fortinet è un brand strategico per la vastità della propria offerta, spazia dall'infrastruttura di rete agli ambiti più sofisticati della cyber security, offre soluzioni che non sono solo efficaci, ma sono anche di rilievo e quindi riesce ben a sposarsi con le necessità, diciamo, di un po' tutto il mercato, come dicevo prima, dalle aziende piccole alle realtà più grandi. Sicuramente una delle diciamo, aree di forte condivisione, che appunto rende anche unico questo posizionamento di questo brand, è la condivisione delle strategie e di supporto alle vendite e delle attività di marketing che noi sviluppiamo insieme sul mercato. Cosa mettete a disposizione per far crescere l'offerta Fortinet nel mercato italiano, aiutando i rivenditori a inserire le soluzioni di questo brand in progetti che puntano a mettere in sicurezza il lavoro da remoto? Allora, qua noi abbiamo, devo dire, un ricco portafoglio di servizi. Partiamo con la formazione. Siamo in grado di formare diciamo, il personale dei nostri rivenditori ai massimi livelli delle certificazioni Fortinet, con un direi nutrito panorama di training che abbiamo sempre a catalogo. La seconda cosa, abbiamo il nostro Power Lab, che è diciamo, lo strumento principe per noi per dimostrare le soluzioni che abbiamo a portafoglio, e chiaramente Fortinet ha un ruolo molto importante all'interno di questo demo center, e quindi tramite questo strumento riusciamo a non solo spiegare, ma anche mostrare realmente come le soluzioni Fortinet lavorano. Dopodiché abbiamo una forza commerciale dedicata allo sviluppo del mercato SMB, quindi abbiamo diverse persone che aiutano i nostri rivenditori nella costruzione delle soluzioni Fortinet dedicate a quel mercato. Sicuramente completiamo per i nostri rivenditori questi servizi con diciamo, dei servizi un po' più classici, logistici e soprattutto finanziari, che li aiutano nella gestione appunto della disponibilità del materiale e anche ovviamente nelle soluzioni che vedono direttamente implicate gli acquisti di questi materiali. Ultimo, ma non ultimo, siamo in grado insieme ai nostri rivenditori di sviluppare diverse, devo dire, attività di marketing che ovviamente sul mercato a creare la domanda di queste soluzioni Fortinet. Grazie allora a Cesare Radaelli e a Luca Marinelli per tutti gli approfondimenti e gli spunti di riflessione e anche le informazioni legate a criticità, offerta, relazioni tra di loro e tutto ciò che mettono a disposizione del canale e alla prossima occasione. Grazie ovviamente a voi, grazie per questa opportunità, sempre disponibili e ovviamente ci rivediamo presto. Grazie a tutti.